Secondo tempo, prima di chiudere, Ascoli che dunque rimane a quota 2 in classifica, ricordiamo che i punti conquistati sono 9 ma 7 sono quelli di penalizzazione. Si comincia dunque subito con la Samp che almeno nel primo quarto d'ora agisce bene in velocità, qui c'è un'iniziativa proprio di Foggia che chiama la conclusione Bentivoglio, il suo tiro però centrale, nessun problema per Guarna. La risposta dell'Ascoli, questo tracciante di Vitiello riesce a trovare Vaigo, l'azione più pericolosa del primo tempo, Soncin scavalca il pallone Romero ma la sua traiettoria carica di effetto termina poi in fallo laterale. Non grandissime emozioni nel primo tempo, invece meglio sicuramente nel secondo, se non altro per i tre gol, e l'Ascoli a passare in vantaggio con questa ottima iniziativa di sbaffo, vedete la gran giocata con il tacco a proseguire, poi traversone nel mezzo, guardate Costa sta uscendo dall'area ma per toccare il pallone praticamente fa cogliere alla sfera una traiettoria stranissima ingannando Romero, è il gol al terzo minuto del vantaggio dell'Ascoli, autogol dunque di Costa che stava uscendo dalla propria difesa, traversone di sbaffo, pallone dietro le spalle del portiere Romero, il gol del vantaggio ma non c'è nemmeno nel momento il tempo per esultare per l'Ascoli che subito con questa iniziativa di Castellini c'è il pareggio di Piovaccari al settimo minuto, lasciato però colpevolmente solo al centro della difesa ascolana dalla formazione di Castori. Piovaccari trova il suo terzo centro stagionale, il secondo consecutivo dopo il gol del pareggio contro il Sassuolo. Ascoli che però vuole vincere questa gara, qui ci prova ancora con sbaffo, ora due squadre che si affrontano all'inglese, grande iniziativa ma guardate che grande azione di sbaffo con conclusione che va quasi a togliere la classica ragnatela dal set. La risposta della Samp con Foggia che rientra sul sinistro, sta quasi per superare Guarna che però controlla agevolmente la traiettoria del pallone non toccandolo, non ci sarà calcio d'angolo. Poi Bentivoglio, il suo pallone a servire Foggia, a respinta la difesa, al volo Foggia di prima intenzione, palla sul palo e poi a superare Guarna, e questo è il gol decisivo proprio al 40.